mangiare. Cibo. Questo si può cuocere sopra? Ma è una sega, sì, dai, basta che funzioni. Non è che... Ah, non c'è nemmeno una pentola? No. No, ci sarà da qualche parte. Questo, ma non lo vedi. Oddio, niente, vuoto. Ma no, non è che vuoto per modo di dire, sai quando i freezer sono quasi vuoti e si dice vuoto? No, proprio vuoto, che qui, non c'è nulla. E qui è ancora peggio, guarda. L'unica cosa commestibile nella casa di Leo è questo, come si chiama? Orzata, che consiste in cosa esattamente? Sembra un bicchiere d'acqua sporca. Per non dire altro, No ragazzi, seriamente, se voi siete giovani come me, più piccoli, più grandi, insomma di me, e siete in cerca di lavoro, le possibilità sono due. Ascoltate bene, allora. Primo, te provi in tutti i modi a cercare il lavoro, anche quello più schifoso, proprio... Magari lo trovi per culo e ti sfruttano come un nero, un negro, proprio 300-400 euro al mese, tutti di schifoso a lavorare, madonna, sottomesso, se sgarri un'ora fuori, schifoso, un po' lezzo, e ti devi pappare e devi stare anche zitto. Se no, l'alternativa è che forse te provi a mettere a nuovo i tuoi talenti, i tuoi eventuali talenti, ce la metti tutta e forse arrivi da qualche parte e diventi ricco. Ma, sì, forse. Ma quella è una possibilità molto remota di questi tempi. Non sto dicendo che uno è bravo a fare una cosa e ora diventa ricco. No, il talento non viene premiato. Troviamo l'incompetenza in delle posizioni allucinanti che non meritano, insomma. Però se uno rasca abbastanza può anche arrivare dove vuole arrivare. Ma questo solo con determinazione, impegno, costanza e tutto, proprio... Capito ragazzi, quindi vi consiglio di seguire quello che vi interessa, i vostri sogni, e non cercate il posto di lavoro che ormai non c'è più, non c'è più, vi farete solo sfruttare, è una merda, è così, basta, l'Italia fa schifo, dai. Cioè, infatti dei Viking si è cavato dai coglioni. È andato in Germania. E ora lavora? Lavora, no? Sì, fa un call center, però un call center che lui piglia 1000 euro. E se vende ne piglia 1500. Leo, andiamo in Germania, andiamo in Germania. Sì, andiamo via, forza. Ragazzi, non è facile, molto. Comunque sia, fama non è sinonimo di ricchezza. Io ne sono la prova vivente proprio. Lezzo proprio, capito? Lezzo, lurido. Lurido, totale, proprio tutto schifoso. Lurido proprio. No, perché veramente, niente, in India. Però te ora cosa hai fatto? C'è qualche gioco nuovo su, no? Max Payne 3. Max Payne 3. Proprio fiero, sì. Faccio vedere Max Payne. Andiamo. Madonna. Forza. Madonna il culo. Che mi annido proprio. Oddio. Mi annido. Fai un gioco di merda? No. Allora, praticamente... Ma stai creando il personaggio? Sì, sto cercando di creare il mio personaggio. E puoi scegliere tra diversi personaggi, come vedi, puoi scegliere. Sembra Andrea, sembra lo Sfascia Tiger. Sembra lo Sfascia Tiger, oddio, uguale, guarda. Manca solo un omino di Splinter Cell dietro col mitra. Però puoi scegliere altre teste, tipo Dave. Sembra Guido. Oddio, sembra un giocatore di Metin 2, sai quelli che non si muovono mai, sempre Metin. E questo invece? Oddio, sembra il commesso dei GameStop. No, questo. Aspetta, fermo! Questo, sai che sembra? Aspetta, sì, questo sembra il Vucumpra che è entrato ieri in negozio per vendermi gli accendini, quelli con col coso quasi finiti, che c'è un coso così di gas dentro, no? Così, proprio schifoso. Di gente online ce n'è parecchia, veramente. Ieri notte, io perché sono pazzo, mi sono messo a giocare a luna del mattino. Sì, e sono tornato, ero con Sfascia Tiger e niente. Sono tornato a casa e lì. Praticamente, guarda, c'erano. Era così pieno il server che era crashato. Era crashato, te lo giuro. Oddio, c'era così. Non è possibile in questo momento raggiungere il server. Da quanti nerd c'erano contemporaneamente? Sì. Ha deciso di salutarli e chiuso il server. A sacchi livelli? Sì. Oddio, mazzudunna. Sì, certo. Ma perché? Per sbloccare le armi, scommetti? Sì. Oh. Te più armi hai, più sei forte. Se vai con una pistolina sei morto. Sempre le solite cose, ne sblocca le armi. Però almeno va detto che non devi pagare, non dobbiamo pagare. Che palle, che palle. Vabbè, almeno dai, non devi pagare però, sì. Non c'è il premium. Che uno paga il premium. Ora voglio vedere come ti incazzi. Ma c'è.
Ah, c'è una sciocca pelata, chi è? Guarda Fiero come va. C'è un bel mitra. Quante armi puoi tenere contemporaneamente? C'è le pistole, mi sembra, e l'arma primaria e le bombe. Però non hai le bombe, come mai? Sì, ce l'ho. Ah. No, non ce l'ho. Non hai le bombe? Ah, vabbè, boh. Quindi classico deathmatch a squadra, a me mi sembra un pochino, mi ricorda GTA 4 soltanto senza i veicoli, così, in dei ambienti magari più stretti, insomma, Non c'è male, non c'è male. Poi naturalmente sono i nerd che tirano le bombe, perché con le bombe si fa tutto, Ti hanno tirato una noce in culo, ti sei aperto la trippa, c'è il buco così. Ti segna dove ti hanno colpito? Però ti dirò la verità, che questo è un po' un gioco da camperaggio, Un camperaggio? Ti devi sempre nascondere. Ah. Non è il tuo tipo, eh? Sempre a nascondersi. Però vedi, si può fare anche cose diverse. Ogni volta, io vi consiglio una cosa, come mi ha insegnato Zeb. Bisogna sempre, quando spari, nascondersi da un'altra parte. Beh sì, perché se non cambi dopo l'avversario, per forza di cose, sa dove sei e ti va a stanare. Quindi, ovviamente, è sempre buona norma un po' confondere le aree, punzecchiare un po' da una parte, poi correre, scappicchiare, nascondersi dietro un'altra parete. Così, per come una scorreggia, no? La fai e poi cammini un po' in giro per confondere e far finta che l'abbia fatto qualcun altro. No, la stessa cosa, proprio se no. C'è verso, ti sparano, ti sciupa ogni cosa, proprio morto, secco, proprio la bara, proprio via, proprio barella, proprio te, se te punzecchi a sinistra, dove devi andare a destra, vero? Guarda che strada, muori bene, sudici. Però vieni a cercarmi. Oh, ma siete 10 a 30, no, a 24. Perché gli altri non hanno voglia di fare un cazzo, mi toccherà andare a me in giro. Sai che succede? Ti è capitata una squadra di quelli merdosi, mentre sei... Mi sa che stai gareggiando. È una squadra che non è una squadra, tutti pensano a se stessi. Stai gareggiando contro un'orda di tripponi, quindi con la codina proprio pieni di brufoli con gli occhiali, così proprio grassi, schifosi. Secondo me perché. Ma certo! La sono metà... solo loro che possono giocare così. Sì, perché cazzo, stanno allo stesso posto lì. Oh, ma lo sai che è tornato The Viking? Bisogna andare a trovarlo, Muzzuna! Forse metà della gente non lo conosce, però The Viking è un grande. The Viking, il campione del mondo di Call of Duty? Chissà. Non è proprio mondialissimo, però vabbè. No, però se la cava, lascia stare. Ma da lì recupero io i punti, guarda. L'ultima volta, ti ricordi l'ultima volta si è fatta una partita su Xbox lì per scasseggiarsi un po' così a Modern Warfare 2, arriva lui proprio quasi bendato, ci fa fuori senza neanche quasi impegnarsi, non so come fa, vabbè. Ma comunque sia. Avete visto? Ha usato un coso che nasconde. Lurido! Che nasconde, ti rendi conto? Disertore! Cioè, ti trasformi nella tua squadra! Ah, ecco, me lo dicesti, ma non mi ricordo. C'è la funzione, praticamente a Max Payne 3 c'è un'abilità che ti consente di prendere le sembianze di un amico di squadra, un compagno di squadra. È vercia l'abilità. La barra, il nome cambia colore e te non hai modo di sapere che quello non è un tuo nemico. Ti immagini, e ti ammazza! Muzzudunna! Lezzo! Non, già, è una carognata perché alla fine, scusami. Certo che è una carognata. Però non è malaccio il gioco, le meccaniche non sono male, ma vedendolo così, giocato così, mi dà un po' fastidio perché mi piacerebbe vedere come funzionerebbe col mouse, no? Mi resti subito là. Così, proprio se c'è una merda là posizionata laggiù, proprio Fiero, così lo butti giù con uno sputo così, ma. Poi vabbè, c'è l'aggancio automatico, c'è la mira semi-assistita. Sì, mi ha assistita, che non è proprio assistita. No, ma ci credo, con che cazzo è, che fa. Ho provato sul manuale, ragazzi, vi posso dire che nessuno sa cosa bene cosa fare, perché non è... Cioè, nessuno sa precisamente come agire. È spreciso come proprio firmare un foglio con una penna in culo. 29 a 34, così, cioè ti rendi conto? Questi 29 punti li ho fatti quasi tutti io, capito? E ora si nascondono gli altri perché non vogliono, capito? Non vogliono fare l'ultima. Guarda. Vabbè, insomma, per poco, Ci sei andato vicino, 29 a 30. Ma perché non è una squadra? Sono dei pezzi di merda questi, capito? Stronzi, se venissero da te a Serious Sam, madonna che culo. Aperto a metà. No, anzi, cosa dico? Sì, così già rende più l'idea. Ah, sono un soldato delle UFE. Ok, sembra Tommy Versetti con la maglietta blu nuova. Ma senti, Leo, esigo risultati, devi fargli il culo subito. Potrebbe anche darsi che non lo farò, riesco a farlo. Ma queste cuffie? Queste cuffie sono di quelle dell'Xbox Live, non le conosci?
Ah, ma c'è la gente che mi sente lì in partita? Sì, però devi azionare il microfono. Guarda, guarda sto stronzo di Lizzo, fai schifo! Immagina con l'Xbox comprata da zio Peppe, proprio non è che l'hai comprata dei tuoi soldi, proprio schifoso! Mantenuto di merda, schifo! Barile del Madonna dello schifo, straboccante, lezzo! Madonna! Sempre le spalle! Ma le spalle era dietro, ragazzi! Vengono, ti vengono dietro, ragazzi, comunque dovete capire che io. Cioè, ci ho giocato da 2 giorni, per me è già tanto giocare così da 2 giorni. È 2 giorni che ci giochi, devi fare ancora tutta l'esperienza, tutto. Vai giù, vai giù, ma vedi che scappi, eh? Tozzo di merda, ma canna. Bene, sei morto, eh? Non è morto. No, oddio, ancora vivo? Sì. Ma come, è scaduta tutta la barra della vita? Madonna. Ora è morto. No, non è morto! Vendetta, chiedo vendetta, io chiedo vendetta. Questo non è giusto. Sì, però la metà delle volte si fanno le spalle, poi ti trovi 2 davanti. Che nervi. E ora bisogna camperare un po' perché se no. Il gioco è discreto, però a volte i giocatori sono proprio dei. La grafica non si può dire nulla, la grafica è veramente bella. La grafica è quella che è ottima, ma. Cioè, i giocatori non hanno i coglioni. Bene! Bene, pezzo di merda! Ora sì, ora è morto. Bene, eh! Non te l'aspettavi? Era duro come un macigno, madonna. Madonna. 7 pari siamo, eh? La nostra squadra contro quell'altra. Forse ce la facciamo, ma io non. Ma ci sono ancora 8 minuti e 10 secondi. Dai, dai. Dai, dai, sei buttato con un imbecille. Ecco bene, 8. Sempre pari. No, sono 9. Mi stanno camperando, non c'è verso. Ora lo butto giù dal camperaggio questo, eh. Madonna, ma ti rendi conto? Morto. Bene, come una, un tipo casca, secca. Casca, proprio un frutto marcio lì, proprio presente i frutti quindi della giungla che sono proprio marcissimi, che cadono così proprio così per terra, che senti proprio lo schiaccio lì, proprio a terra lì, schifo, proprio lì fermo, ma come si fa? E quest'altro invece cosa fa? Un balletto, improvvisa un balletto, la vicino alle luci, cosa cazzo? Però... Zitto, zitto. 14 e 9, gli si sta facendo il culo! Madonna, oh, ma è. Un culo come un forziere. Però vedi, ma... ammazza e muori, come dicevi te. L'ammazzi e muori, l'ammazzi e muori. Ammazzi e muori, ammazzi 2 e muori 2 volte. Poi ammazzi 3, muori 3 volte, ammazzi 1 muori. Ora sono a 11, potrebbero recuperare quando vogliono, no? Perché la regola dello scambiabare. Guarda, guardalo, ma lo vedi? Non cambia mai. Quando ammazzi uno muori e non puoi farci mai niente e poi vedrai nemmeno Max Payne 3 esclusione fa. Guarda sto sudicio morto, vieni, volo. Vieni, è di frude, ti dà fastidio. 16 a 12, dai, bisogna sbrigarsi, bisogna fare il culo a tutti. Madonna ragazzi, qua era lì proprio convinto, lasciava fuori, carico l'arma, zozzozzo proprio. Però siamo a 24 a 17. Ah, 25. 5 minuti e mezzo ancora, Leo. Bene, vendetta completata. 26. 10 punti, 11 punti di differenza, troppo. Perlomeno potersi portare dietro 2 armi primarie non sarebbe sì, bastato. Ah no, anzi può. No, 2 armi secondarie. Un'arma primaria e un'arma secondaria. Però secondarie sono dei però vedi cosa fai? Ti la tieni qua e quella la metti sì, su. Sì, però le armi secondarie sono dei punzecchiatori. C'hai o il mitra o mitraglietta, non sì, oppure una pistola del cazzo. Cioè fa il giusto, nel senso. Fucile d'assalto. Siamo a 31 a 21, andiamo, si vince noi, cioè non è che. Cioè. A casa! Potrei vai a casa, lì. A casa, pezzi di merda! Vedi no. Come si nascondono? Vabbè, 4 si nascondono, cazzi loro, mi nascondo anch'io. Guarda che si vince noi, non è che. Top, pezzo di merda. 36 a 24, top! Oddio! Insieme! Sta ingranando, 37. 37 a 24, cazzo. La tua squadra sta vincendo la grande. Qui stiamo parlando di oltre 10 punti di vantaggio. Negrino, c'è poco da ridere. Che ride? Non lo so, Demente. Ridi che tanto perdi, sudicio. 38 a 25. Ridi, c'è parecchio da ridere, imbecille. Ormai abbiamo la vittoria in fondo, guarda, altro punto, vai. 41. Ma queste sono delle merde. E si amplia il divario tra le 2 squadre, interessante, Comunque sia, te sei il giocatore col minor livello di tutti. Guarda, morto anche questo. Eppure, cazzo, qui stanno cadendo giù come mosche. Vabbè, ragazzi, se volete sfidare Leonardo a Max Payne 3,
potete farlo dall'Xbox Live aggiungendo Emo Gruner, quindi se avete voglia di perdere, no? Avete comprato Max Payne 3, giusto? No? Ti sei andato a GameStop, hai comprato Max Payne 3 a 70 euro con i soldi di zio Pepe. Va bene, fin qui ci siamo. Vai sul live, aggiungiamo Brunner, giochi e perdi. Non è che vinci, no? Perdi, capito? Quindi se ti stai annoiando, dici, quasi quasi ho voglia di perdere. Ecco, aggiungiamo Brunner a Xbox Live, proprio sconfitta, servita su un piatto d'argento, così, perché... Madonna! Cazzo, questo... Poi lascia stare che gioco anche da poco, ma devo dire che comunque... 48-30, questo è... A me poi col joystick non mi riuscirebbe mai, ma... Cazzo. Ma hanno dato le granate, non so come mai, c'è un lancio granate. Buttane uno nel culo. La mela nel culo lancia granate, guarda, guarda, sembra 50 quella... secondi, 50-30 praticamente. Sembra quella di coso, di GTA lo stand end, guarda. Guarda, guarda, guarda questo stronzo, non se l'aspetta, top. Secco. No, sì. Sì, bene, ma bene Lezzo. Ma che con la pistola, Cioè, 53-30. Proprio della serie proprio, madonna, qua, oddio. Ma ti sono finite le munizioni? Sì, sono rimasto solamente la pistola. Però questa è una cosa pallosa. Ti finiscono i colpi e dopo cosa fai? Devi frugare dentro un cadavere. Frugare come se fosse un cestino. Un barbone, così. Devi trovare un cadavere, se no c'è solo questo. No, guarda, 11, l'ho aggiunto livello 11. L'ho ammazzato pure questo. 60-30. Cioè, ma che è? Non c'è problema, Non ti preoccupare, va, 57. Chi è il giocatore migliore? Spero che sia io. 57. Spero che sia io il giocatore migliore. No, no, non sono io, vabbè. Non si può avere tutta la vita. Ecco qui dentro le palle, Leo, allora. Ragazzi, se seguite da tempo il mio canale, saprete che io e Sfascia Tiger ci siamo sfidati già al suo gioco preferito, Splinter Cell Conviction. E l'abbiamo fatto su PC perché io, non volendo giocare col joystick, ho insistito perché usassi tastiera e mouse. Cos'è successo? È riuscito comunque a vincere, comunque lo Sfascia Tiger è riuscito a battermi per un motivo molto semplice. Non l'ho detto ovviamente perché avrei fatto la figura del rosicone. Io non sono un rosicone, so accettare una sconfitta che sì, è stata una sconfitta, lo ammetto. Però c'è da dire che comunque io ho giocato con un PC dove il gioco girava a 26 frame al secondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il gioco gira a 26 fotogrammi al secondo ti annulla, per così dire, il vantaggio di usare il mouse per mirare, perché comunque sia va a scatti e non riesci comunque a orientarti bene. E per questo, essendo tra l'altro bravissimo a giocare, mi ha fatto il culo. Però adesso che non c'è un computer bello pompato, diciamo che la sfida la rifaremo e io sono convinto che andrà un pochino diversamente. Niente, spero di non dover rifare la figura di merda del due volte, no, insomma. Sì. Così, sta chacciando Facebook. Madonna. Facebook. Ce la farò, ce la farò alla fine. Madonna. Dio, man.